Teramo centra il secondo successo in trasferta dell'anno grazie ad una prova magistrale di gruppo e grazie soprattutto ad un Saveriano Infantino scatenato davvero, tripletta, pallone da portarsi a casa e tre punti che combinati con i risultati delle avversarie negativi fanno fare al Diavolo un bel balzo in classifica. È un Diavolo attento e concentrato quello di Ravenna, Ventola prova subito a testare i riflessi di Venturi così come Spighi che sempre sul fronte destro chiama Infantino ad un appuntamento mancato per questione davvero di centimetri. Il Ravenna non riesce mai davvero a fare la partita, ci prova ma si vede che la serata sta per colorarsi di bianco-rosso. Gli spunti di Nocciolini e Galoppini prossimi allo zero e allora al 41esimo Sparacello difende, spalla alla porta un pallone che Infantino trasforma in una gemma mancina. Sinistro all'incrocio dei pali per Venturi, non c'è nulla da fare, la punta inizia la sua serata da ricordare. Celli in chiusura di tempo potrebbe addirittura già raddoppiare sugli sviluppi di un calcio piazzato, ma la festa è rimandata dopo l'intervallo. Prima però l'altra svolta del match, Bresciani in avvio di secondo tempo entra male su Giorgi per Fiero e rosso diretto dopo un consulto con l'assistente, mentre l'ex ascolano deve uscire dal campo claudicante, al suo posto entra Persia. Nemmeno il tempo di assorbire la mazzata che spara a Cello, stavolta da sinistra, pennella basso ancora per Infantino, tap-in facile facile 0-2 per un Diavolo che gioca sul velluto in doppia superiorità di punteggio in 10 contro 11. Di fatto non c'è più partita, Maurizio inserisce De Grazia e Zecca e sono loro al 64esimo a far calare il sipario sul match. Il centrocampista in posta, la punta rifinisce e come accade spessissimo ormai Infantino gonfia la rete e questa è la quinta in sei gare per lui, una media spaventosa per l'ex Catanzaro. Partita che nei minuti che restano, e sono tanti da giocare, ha davvero ben poco da dire. Una squadra in pieno controllo, l'altra in palese difficoltà. Luciano Foschi prova a mettere mano alla panchina, entra Gudi Onsen per mettere centimetri e peso, l'islandese però non trova lo specchio della porta di Gomis al minuto 80, quello che invece coglie un altro neo entrato Raffini all'83esimo per una rete che rende solo meno amara la sconfitta per il Ravenna. Il Teramo attende al 94esimo, può festeggiare un colpaccio in piena regola. Solo buone notizie per Maurizio con i biancorossi che salgono a quota 31 punti in classifica. La salvezza così non può che essere a portata di mano. Il Teramo ha ritrovato i gol di un attaccante finalmente prolifico, ma questa squadra ha dimostrato ancora una volta che quando vuole può fare il risultato davvero contro chiunque.